Buonasera, buonasera, ciao, ciao, sono un Pardini ancora ventenne, buonasera, buonasera. Allora, belle, belle, ragazzacci, di LC, belle, mi piacciono, belle, belle, La grande
Minchia di Moro. Beh, complimenti allora alla mamma di Moro. Complimenti. Noi ovviamente ci dissociamo. Benvenuto, complimenti per la fantasia. Ragazzi, oggi si fa Bisput, martedì CS June, ma oggi mi ha detto aver avuto un contrattempo, quindi andiamo di Bisput. E però nel nome bello, di Sejun, bello, se siete d'accordo, bello, continuerei a testare un po' in Battlespot il team con Giga Blastoise, se siete d'accordo. Se vi fa schifo smettiamo subito, Vittorio, 17° mese, grazie mille Vittorio, grazie mille ragazzi, davvero di cuore per tutti i vostri super, tutti i vostri super rinnovi, sono molto importanti mese a mese per mantenere il canale a dei livelli degni del vostro affetto. Stefano Beo, grazie mille Beone, grazie mille, vi voglio, ora magari vi siete collegati solo adesso, ma io vi voglio far vedere una cosa. E vorrei che ce la vedessimo tutti insieme, quando magari siamo un pochino di più. Zigur, grazie mille del rinnovo e grazie a Mr. B che decide di donare un euro tramite credito telefonico. Grazie mille Mr. B, grazie mille della donazione. Thank you. Tu compri 30 anni e un esame da recuperare, non so chi ti sei messo meglio. Te. Tranquillo, l'esame puoi passarlo e 30 anni invece non li puoi passare, arrivano e quando arrivano... è troppo tardi. Lo Stormy, grazie mille. E il PM 97, 19 mesi. What the fuck? Ah, però. Belle questi DLC. Belle, mi piacciono. Belle. Volevo vedere con voi. Ah, mi si è spostato. Vediamo se riesco a sistemarlo. Mi si è spostato. Volevo vedere con voi nuovamente il video del buon Appa che ha aperto un canale di... vediamo se riesco a sistemarlo. Eccola, avevo messo anche la cornicina, faccio tutte le rosine belline. Oh, visto. Vai, lo rilanciamo dall'inizio perché se lo merita. Merdibbia, oh, l'ho letto bene, detto anche Mr. Dibbia. Questo ragazzi è il signor Appamena, che ha aperto un canale YouTube dove fa queste cosine qua. Noi ovviamente cercheremo anche di recuperarlo come butler, ma questo è Meteor Falls. Io adesso mi chiedo, perché chiaramente alzo un po' però devo fermare la musica. Signora Pamela ha aperto un canale YouTube, il link lo trovate nella chat. Mi piacerebbe supportare veramente tanto la sua passione. Non me l'ha chiesto, lo faccio volentieri perché un fratello, perché un amico, e perché so quanto sia difficile alle volte impegnarsi, fare anche della roba di una qualità incredibile e poi magari non vedere che c'è un corrispettivo numerico in termini di iscrizioni, di seguito, di commenti, di apprezzamenti. È vero che ognuno deve fare le cose per... anche per sé, però alle volte, ragazzi, c'è bisogno anche della soddisfazione e non vorrei che smettesse. Quindi se vogliamo seguire anche questo aspetto dell'Appamena, io sarei assolutamente felice se voi, in tal senso, vi iscriveste al suo canale. Quello volevo dire, perché poi ha fatto anche tutti i remix delle musiche di Super Mario. Io vi posso garantire, l'ho visto suonare dal vivo, sarà che sarò stato al quarto litro di birra, ma un fenomeno. Cioè, vedete le maniere? Ragazzi, è anche single, signorina, su. Cioè, io non perderei assolutamente tempo. Product placement di Riccardo Appamena. Appamena è solo mio, non si tocca. E la prossima... Abandoned Ship. La prossima è Abandoned Ship, cari amici. Belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, ah. Ok. Andrea Brasola, grazie mille. Io direi di cominciare adesso la nostra live di Battlespot.
Ci tenevo. Poi ecco, ha un baffo anche a quest'ora. L'ho già fatta probabilmente questa battuta, ma la bello, rifaccio perché questi sono una di persona Cibele, mi monotona, piacciono, nonché bello, vecchia, quindi non bello. mi ricordo. A quest'ora è più Andrea Bresaola. Sì, l'avevo già fatta. L'avevo già fatta, mi dispiace. Love Bella, bella Ronnie. E questi di Pocci. Cibele, Non mi piacciono, dimentichiamo anche bello, Pocci. bello, no? Fate incazzare se vi dimentichiate di Pocci, eh. 2 mesi di supporto, untuosi e grazie. Grazie a te, Lore Ronnie. Non so perché ti ho chiamato Love, però io lo sapete che se non Bello, scazzo bello dei questi nickname Cibele, non sarei io. mi piacciono, bello, Questo team è il bello, team di Roberto Parente e vi esce in video giovedì sul canale. Giovedì un videone pazzesco. Però anche voi vi bello impegnate con questi questi di nick, Mare Cibele, mi Magari. piacciono, bello, bello. De Dambro Gunter. Benvenuto, Dambro Gunter. Grazie mille. Sei nuovo, sei nuovo. Ricordo a tutti i nuovi iscritti. Dov'è Mega Blastoise? Eccolo qua. Ricordo a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, che Bella, bella questi di scrivendo alla punto Cibele, mi esclamativo piacciono, Telegram o belli, punto belli, esclamativo Discord nella chat vi arriva su Twitch tramite messaggio privato il link per poter accedere al gruppo esclusivo Telegram e al gruppo esclusivo Discord, dove potete ampliare non solo le vostre conoscenze in termini proprio di sapienza competitiva, ma anche proprio conoscenze in termini di esseri umani, bella, altri bella ragazzi che come questi di voi alla sono Cibele, pronti mi a piacciono, belli, aiutarvi, belli. why not, a migliorarvi. Nexis 98 e Diamma 8 rispettivamente quarto e terzo mese, grazie mille ragazzi, apprezzo veramente tanto, nonché apprezzo anche il regalino fatto dal nostro mod Zio Zlatan, che va a regalare un abbonamento a Simo Gear. Thank you. Thank you, thank you, thank you. E Simo Gear subito che è in chat ringrazia. Io ora dopo controllo, ragazzi, controllo quanti. Bella, bella questi di Controllo alla quanti Cibele, mi subs ha piacciono, fatto bello, bello. Apamea su Twitch. Ce lo trova un avversario o fa finta? Mister Muscolo Idraulico Gel è un ottimo prodotto. No, My Fitness Brother. Ero partito. Mister, no, è un MY, non MR. Benvenuto. Bella, bella questi di alla Alisterone, Cibele, mi piacciono, bentornato, bello, sti bello. cazzi. Regali 10 abbonamenti. Caspita, non è stato trovato un avversario. Meglio così, almeno posso ringraziare Alister. Bella, bella Grazie questi di alla mille. Cibele, mi piacciono, belli, belli. Federico DG, terzo mese e Banfox, il moderatore svizzerino. C'è anche Mara, guarda che è una festa oggi. C'è anche Mara. Io voglio a Bella, Blastoise. bella questi di alla Alisterone, Cibele, mi grazie, piacciono, veramente belli, molto, belli, ah. molto, 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 molto generoso. Oh, perché sono andato in singolo? Bella, bella questi di alla Cibele, mi piacciono, belli, belli, ah. Facciamo una partita in singolo. Facciamo veramente una partita in singolo, già che abbiamo scazzato. Facciamo una partita in singolo, cioè già che ci siamo, facciamo una partita in singolo. L'ho Bella, già detto bella che la facciamo una questi partita di alla in singolo? Cibele, mi No? piacciono, Allora, belli, facciamo una belli, ah. partita in singolo. Manur 96 e ne è arrivato anche un altro, ne è arrivato anche un altro. Bella, Azatel, bella Tepes, questi di alla Cibele, mi nonché piacciono, Loris belli, Dime. belli, ah. Grazie mille, Loris. È la vecchiaia, sì, essenzialmente sì, è proprio quella, ragazzi. Lui ha un tavolino. Bella, bella questi di alla Cibele, mi piacciono, belli, belli, ah. Ragazzi, io porto Marowak. Perché? Perché sì, perché non lo portiamo mai, allora fammelo portare in singolo, che Bella, cazzo. bella questi di alla Mettiamoci anche gli Cibele, mi occhialini piacciono, della belli, Pixel belli, Cura. ah. Che magari. Sejun oggi aveva un impegno inderogabile, me l'ha detto all'ultimo piccinino, Bella, quindi deve bella essere stato questi un di alla contrattempo, Cibele, non mi è un pack piacciono, caro, belli, quindi belli, ah. credo assolutamente avesse un impegno tale che ci tiene molto alla nostra serie di live. Me l'ha dimostrato in più occasioni. Oh, Madonna. Bella, bella questi di alla Cibele, mi La piacciono, belli, sensazione si belli, ah. prova a. Non lo posso dire. Non lo posso dire. La sensazione che si prova. Ah, già, qui non c'è da selezionare bersaglio, siamo in singolo. Oh. Bella, bella questi di alla Cibele, mi piacciono, belli, belli, ah. Grazie mille davvero, ragazzi. Ringrazio ancora Federico e Alister, soprattutto, che ha regalato ben 10 abbonamenti. Grazie
regalando abbonamenti che sì, accrescono i canali, io Belle sono questi di assolutamente allacci, belle, mi grato. piacciono, belle, belle, Mara, ho sbagliato a premere, sono in single battle. Ma fra poco andiamo in doppio. È proprio sbagliato. It's wrong. Ho Belle, belle questi di allacci, belle, mi piacciono, belle, belle, sbagliato a premere, sono andato in single battle. Voglio fare una, ovviamente, VGC. Ho sbagliato a premere, ho sbagliato a premere. Ho sbagliato a premere, siamo belle, belle in doppio questi di oggi e allacci, non in belle, mi singolo. piacciono, belle, belle, Manur! Ti avevo già ringraziato, ma ti ringrazio. Grazie. Belle, Luca belle questi di allacci, 89. belle, mi Tu piacciono, sei nuovo, belle, Luca. belle, Punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Lui va di U-turn, guardiamo chi se la piglia, pignatta. Forse Mimikyu, probabilmente. Belle, belle E già che ci questi di siamo, io voglio allacci, vincere, belle, la mi piacciono, gioco con belle, un belle, ah. senso. Allora, ve lo dico già adesso, poi insomma ve lo dirò anche nel corso della live. La news che vi volevo dire è che giovedì noi facciamo live di PTC e poi vi confermo, perché era da confermarvelo, quindi giovedì ore 18 finale di PTC. Dopodiché, non ha preso niente, è Assault Vest sto coso. Dopodiché avremo la live. Ah già, ma non ha preso niente perché non siamo più. Dopodiché avremo la live Belle, fiume belle aspettando questi la di allacci, mezzanotte. Voglio belle, mi piacciono, aspettare la belle, mezzanotte, gli belle, auguri con gli amici, quindi ovviamente aspettarlo con voi. Salve Fardone, sono stato assente di recente per mancanza di idee di building. Cerco di buttare giù qualche idea e spero di ritornare prima possibile. Comunque il mio piccolo supporto non manca. Luke Skywald, e aggiungo io Skywalder, grazie mille. Apprezzo veramente tanto. E qui noi troviamo sulla nostra strada un rompipalle, ovviamente, che deve avere cover, perché se no siamo contenti. Maledizione. Che palle. Ah, vado di Alistar, così gli metto anche il dottino della Hill. Non gli faccio niente, ma tanto c'ha due dottini. Non siamo in singolo oggi, siamo in doppio imbatte. Ho sbagliato a premere, ragazzi, quindi abbiate un po' di pazienza. Loris Dime, te non hai idea, io sto organizzando una cena a casa al mare in cui sulla TV si tiene la live di compleanno di Pardini. No, devi fare delle storie Instagram, io te le mando. Io te le mando. Potreste farlo tutti, ragazzi. Vorrei vedere dove festeggiamo il compleanno. Sarei veramente onorato. Basta. Spacchiamolo con Marowak. Loris, se la fai, se ti riesce. Fai delle belle stories su Instagram ed in tal senso, ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram, ne ho un gran bisogno. C'è sempre il messaggio delle dirette, ma perché? Fatemelo cambiare. Vediamo un po'. Oh, ne ho un gran bisogno perché ho bisogno di aumentare il numero dei follow su Instagram. Avete visto che sto facendo anche tanti appelli su YouTube, quindi se gentilmente mi volete dare una mano, ecco, il profilo è quello, nel mentre che vediamo un Marowak che tira gli ossi. Marowak? Quanto cazzo è bello Marowak? Belle, belle questi di allacci, belle, mi piacciono, belle, belle, VGC Sentinogard. Quanto è bello Marowak? Te lo domando proprio a te. Attiviamo gli Law Weakness. The Osso is on the table. Esattamente. Qui lo flinceremo anche, ragazzi. Ve lo dico io. Da vedere. Avrà recover anche lui. First Belle, belle questi di time allacci, belle, mi battler! piacciono, Sesto belle, mese di belle, fila. Grazie mille, first time. Quindi giovedì ore 18, live di PTC. Dopodiché, di cattiveria, festeggiare il compleanno con me. Con Battlespot, chiacchiere, non missare ora. Ma che c'ha? Tutti i recover. Basta, mi hai rotto le palle. Faccio fuga e vado in doppio. Mi hai rotto veramente le palle. Si può dire? No? Si può dire? No? Non si può dire? Non si può dire? Però vedere Marowak così enorme, ragazzi, mi fa veramente.
Dai, 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 dai. Basta. Io voglio lotte in doppio. Belle, belle questi Alex, DLC, belle, mi piace, the player, belle, belle, oh. Alexone, grazie mille per i 6 mesi. Grazie, 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 ragazzi. Ora, io ho condiviso questo team su Twitter e sono abbastanza seguito anche a livello internazionale su Twitter, quindi lo conosceranno a questo punto in molti. Però voglio vedere se riusciamo a aggiustarci un po'. Io poi sono anche aperto ad altri rental, se volete. Sono anche aperto ad altri rental. Non ho visto il suo rate. Non ho visto il suo rate. Mire 360, grazie. Proviamo. È Battespot. Sì, Giulia, è Battespot. Adesso per davvero. Corel Blast, grazie mille. Grazie mille. Buon lavoro. Buon lavoro, Corel. Sì, hai ragione, Pincioli, ragazzi, ho il vizio di premere A, io in cuffia non lo sento perché sono ben coibentato e a voi magari dà noia, io vi chiedo scusa, devo cercare di smettere. Alistair, c'è Madeiras 1 che ti ringrazia per il sub, non so se hai notato. Ho attaccato Blastoise perché il mio Blastoise ha la weakness policy. Vulnero polizza, quindi me la triggero con Giga Drain. Noi qui Max Strike lo reggiamo, Bello, bello questo. Sebas 97, bello, sempre bello, al tuo fianco bello. Guardo. Grazie ragazzi. Io lo so che voi siete fedeli, specialmente adesso che sono nati tanti altri streamer, per l'amor del cielo. Quando avevo cominciato a streamare io mi pigliavano per il culo, dicevo che era tutto marketing, ora streamano tutti, tutti. Sono mode. E io sono contento, perché è la direzione che ho sempre predicato, quindi
Sono contento, però ringrazio e apprezzo la vostra Belle, fedeltà. belle questi Ma dialoghi, sì! belle, mi piacciono, belle, belle, Questo si regge, eh. Fa male perché, ragazzi, fa male, però lo si regge. Quanto è bella sta mossa, ragazzi. Ma sì, grazie mille, mazie mille, ma mazie mille, ma massi, 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 ciao massi. Grazie Gianni Zampe. No, ma io sono molto contento, se seguite anche altri, ragazzi. Ve l'ho detto anche oggi nel video di James Beak. Io avete visto, faccio il video con il team di James Beak, metto in descrizione il suo canale. Faccio il video con Osiris e metto in descrizione il suo canale. Cioè, io non è che sono geloso, anche perché arrogantemente, tra virgolette, sono convinto che insomma, si veda magari, no, la differenza. Se c'è una differenza da notare, quindi io vado avanti per la mia strada, non è che temo la concorrenza, anche perché non è neanche concorrenza. Più siamo, meglio è. Più siamo, meglio è. No, non faccio alibi. Poi, per carità, non sono neanche fesso, un giorno quando smetterò vi racconterò facendo nomi e cognomi anche quante angherie ho subito sotto banco, perché non crediate che il successo non dia noia a chi pensa in realtà di dover, non si sa per quale ragione. Qui ma fregato con questo glide a destra che non mi aspettavo, lui pensava probabilmente alle switch. Sono un po' fregato. Io ce l'ho. Eh no. Porca vacca. Dobbiamo migliorare il matchup contro Rillaboom, ovviamente. Ovviamente. Avrebbe avuto più senso fare il contrario, ma non gli cambiava onestamente nulla, quindi ci poteva stare. Ma a me interessa il giusto. Devo spicciare 137. Potremmo anche essere più veloci, ma secondo me non viene giù il nostro amico.
Io non capisco perché la gente non dà Flayblitz a Talonflame. Veramente troppo utile con tutti questi indidi che ci sono. Cioè, è veramente troppo utile. Questo è single target, però lui è psico e ha più unità speciale, quindi non si fa granché. Però insomma il danno non è terribile. E qui il dot è di grande aiuto, probabilmente. Lui rimane con indidi, Rillaboom. No, Birdono, Buffalant, anche se ha Sapsipper non ce la fa, non ce la fa. Io per Rillaboom intendo serve qualcos'altro. Bisogna un po' vedere e capire. Allora, lui rimette il grassi, io chiaramente non ho Protect. Ha fatto fake out e expanding e io avrei perso Talon probabilmente, ecco perché ho dovuto fare questa giocata. Mi potevo forse permettere un altro expanding, però qui mi manca un po' il ping end. Mi avrebbe fatto vincere. Non ve lo nego. Dai Copy Ninja, ti voglio tanto bene. Follow me. E la vince lui. Questa l'ho giocata un po' malino. No, non lo sciotto, secondo me, ragazzi. Perché solo hai forbe, ma non lo sciotto. E anche lo sciottassi, lui ora mi fa knock-off. Rillaboom però è più lento, però cambia niente. Knock-off, morto Talonflame, partita finita. Questa l'ho giocata male, perché Rillaboom è un problema e il turno che ho buttato dentro Indeedee dovevo probabilmente lasciar morire Confi. Sapete perché l'ho giocata male? Perché mi sono dimenticato di avere Eject Button, lo ammetto, e quindi cosa succede? Ho pensato, cazzo, Confi mi rimane lì, e invece ho Eject Button, quindi mi attaccava, proteggevo Blastoise, entravo poi con Rilla. O con Talon, scusate. O meglio ancora con Indy, però a quel punto avrei avuto un Follow Me pieno di Sash e non ammezzato, e Blastoise avrebbe potuto sparare un turno in più. Quindi qui ho proprio sbagliato. Non potevi fare Fake Out per Quicker? Sì, però ho avuto paura che comunque Expanding Force, anche non sotto campo, mi avesse portato poi in range di Recoil, di Flayblitz o Braebird. Caro Toon, io sembro stupido, ma in realtà le penso le cose. Fatto bene a domandare, per l'amor del cielo. Esce su Confi proprio per in quelle situazioni non dover switchare e io me ne sono dimenticato. Lo ammetto. Alex! Bene, bene, Voglio vincere oggi, Mistico, voglio fare bello, mi piace, risultato. bello, bello, ah. Evilux, grazie mille. Non ti preoccupare se non riesci come un tempo. Poi magari ci saranno altri periodi dove magari riesci per davvero.
Comunque la slot di Marowak è veramente una slot persa. Tizio c'ha Raichu, ma più che altro tanto userà Raichu per fare Air Impulse. Belle, belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, belle, ah. Anten, ho letto, eh. Grazie mille, Anten. Anch'io poco mare quest'anno. Invece vedo che tanti di voi ci vanno perché chiaramente abbiamo droppato tantissimo in periodo estivo le views, ma è normalissimo. Anzi, siamo uno dei canali che sta reggendo meglio. Io streamo perché appunto tanto sono relegato nella calda Firenze. A pensare alle piastrelle, davvero. Oggi sembra che le abbiamo scelte. Anche se oggi ho comprato il televisore. Che Francesca mi ha Belle, fatto. belle Io questi DLC, scelgo. belle, mi piacciono, belle, Scelgo la belle, cucina, te scegli il televisore. Firmato. 55 pollici. Non ho speso un cavolo perché altroni c'hanno il 3x2. Quindi tanto dovevo spendere di lavastoviglie. No, 75 non mi entrava nella parete, ragazzi. E poi non sono così ricco. 55. belle, belle questi DLC, belle, mi Enrico piacciono, belle, e belle, ah. Primarbel, 14esimo mese. Ma anche Enrico segna 6, eh? Grazie mille. Vi ricordo, ragazzi, che su Discord, man mano che avanzate, potete accedere nei mesi a varie, come si dice? Sale con sempre più privilegi, perché noi ci teniamo a premiare la vostra fedeltà mese mese. Quindi punto esclamativo Telegram e punto esclamativo Discord, ci avete le sale Discord. Entrateci. Polente spezzatino, Federico, mi tenti. Ma mi tenti male. Allora, lui va di fake out e a me va bene. Perché non fa Nuzzle e non fa Area Impulse, quindi possiamo buttare dentro Indeedee. Il piano cucina la Francia l'ha preso in marmo? No, Matte Cala, no. Sono sesciato. Ah, ti, sono sesciato. Buono. Lui viene giù perché adesso prende il dot. Il team Primeval l'abbiamo costruito martedì scorso con Sejun. Quindi potenzialmente è un buon team. Ciao Merra. Merra, che cacchio gli faccio a Ferrothorn io? Flare Blitz. Giusto. Problema è che questo Gyarados mo me prender più uno.
Mi mette la Rain, ma io la salvo subito. Loris Dime, invece il garage per la Lambo l'hai sistemato? Ce n'ho due, una per la Lambo arancione e una per la Lambo gialla. Perché le Lambo, ragazzi, non si possono prendere bianco e nero, eh. Gli fa niente. Belle, belle questi DLC. Belle e visto, belle, stasera ne vinco mezzo. Oh. Zazzi! Ora si piglia il team di Beak e si prova. Che è molto più competitivo di questo. Questo va migliorato, ragazzi. C'è niente da dire. Questo va migliorato. Lui magari si aspetta Ali, non lo so. Belle, belle questi DLC. Ale Killing Joke. Belle, mi sono crittato da solo. Mare maladra. Speriamo che non serva. Si torna a seguire live dopo tanto tempo di astinenza. Bella Pardo, grazie mille, Ale. Grazie del rinnovo, Ciccio. Si aspettava Ali Switch. Noi reggiamo per grazia ricevuta. Speriamo di reggere Power Whip. Se ce l'ha, eh. Questo fa più male di prima. E che diavolo. Vai, vai, fire on defense. Io poi ti faccio Flay Blitz, Life Orb. Non ti faccio una sega, ma qualcosa. Qualcosa ti faccio. Peccato per la Hail, perché se no noi si poteva fare Giga Drain su Gyarados adesso. Vabbè. Meno male c'ho dottini, ragazzi. Signor Talonflame. Probabile protegga Gyarados. Bora più 2 non gli fa poco a Ferrothorn, no, ragazzi. Gnateo! Mi piacciono, belle, belle, oh. Non ti preoccupare, Ciccio, se non hai avuto modo di rinnovare per gli esami, per le cose. Davvero, ragazzi, sereni, io sono il primo che vive sul pianeta Terra. Non sono come tutti gli altri streamer che vivono nel loro mondo e non sanno quanto costa un litro di latte, un litro di pane, un chilo di pane, un litro di latte, un litro di benzina. Quindi so, magari la vita normale alle volte porta a periodi dove uno non segue Twitch, non gioca al videogioco. Non vi preoccupate. Davvero. No, no, ma non è una questione di uomo del popolo, è che, insomma, state parlando con uno che chiaramente purtroppo
ha sempre fatto. Quickguard adesso mi sembra la mossa più sensata. Perché se fa fake out su Talon, almeno non prendiamo danno. Se lo fa su Blasto, direi che ha più 2 da tirocannone muore. Poi non lo so, magari no. Questa mi è piaciuta. Lui ha più 4 di difesa, però noi siamo life orb. Si fa niente, ragazzi. Niente. Ma vince lui. Gli si fa niente. Sei stato intimidito, è vero, siamo meno uno. Però, porca puttana, mi aspettavo di fargli comunque di più. Ferroton è veramente troppo forte. Serve un crittone. Poi ora lui fa Protect, Noi però abbiamo resistito. Ma moriamo di Lich Seed. Ha vinto lui. Dobbiamo crittare di Blitz. Io ragazzi vi dico la verità. La Series 5, la Season 5 mi piace tanto. Vorrei aver avuto il tempo, ma ovviamente è impossibile, di riuscire a aver buildato un team tale da poter scalare la classifica, perché mi piace veramente tanto. Serve il crit. Perché inizio season, proprio inizio che avevo un pochino più di tempo, feci, no? Il team con Slowbro, che poi è diventato un po' obsoleto, ovviamente, perché chiaramente... Perché forfetta? Qui ha vinto lui, e forfetta perché allora immagino sia un fan di canale e non vuol togliere punti, ma io non mi offendo ragazzi, davvero Non mi offendo, perché io questa partita l'ho persa, non l'ho vinta, l'ha vinta Alex, quindi... L'ha vinta Alex questa, non l'ho vinta io. Ti ringrazio per l'amor del cielo, però non, davvero ragazzi, vincete per le sereni. Cutti, numero 106. Grazie, però non lo chiedo e non lo voglio. Davvero, raga. Il crit non sarebbe mai arrivato ad essere sereni. State serenelli. Serenelli.
Alex Zanzo, se eri tu, non importava, hai vinto, hai giocato meglio di me. GG. Warang, 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 ma sono 22 anni, 22 mesi che si sta insieme. Warang, ma te sei un cavallaccio, Warang. Warang. Ragazzi, prendete esempio da Warang, 22 mesi di figlio. Io ho la Lamborghini e grazie a gente come Warang. Ricordate. Sì, anch'io metterei Sindaris invece di Marowak, sono stra d'accordo con te. Se c'è il ragazzo che ci ha fatto il rental e mi vuole fare il rental nuovo con Sindaris su Marowak... Cioè, Marowak è stato messo lì per un motivo, però... Forse a sto punto meglio davvero Sindar. Che è qualcosa che spaventa anche Rillaboom. Weakness policy Cinderace. Avete capito bene? Che secondo me la reggiamo. Secondo me la si regge. Perché Blastoise è veramente un drago. Mosse super efficaci non ne ha, erba elettro, quindi secondo me la reggiamo. Te avete critta? Più due lui, più due io. Ma io sono più bello. Dragapult, ciao Dragapult, vieni con me. E poi non è Dragapult, ma è Sindaris, ma è lo stesso. Ciao Sindaris, ciao, 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 ciao Sindaris. Io ero già focalizzato sull'uccidere Dragapult. Dan Crash, grazie mille del ride, Dan Crashone. Su chi me conviene focalizzare, Mau? Chi sto a tirare giù? Tiramo giù il Dragapult. Ma sì, oh, tiramo giù il Dragapult. Non tiriamo giù il Dragapult. Però mettiamo la Heil. La Heil. Ragazzacci, ve l'ho già detto, ma sono noioso. Seguitemi su Instagram, per favore. Ne ho bisogno. Anche perché sono a 17.000 follower e io odio avere numeri di... avere 17... Anche io sono uno di quelli che sull'autoradio, quando c'è il volume a 17 ed è perfetto, mette 18 o 16, perché mi dà veramente noia. E qui i dotterelli fanno bene. Sp-
Spara la water. Spara la water. E follow me. La news del Jean. Oh, guardiamo chi sapia. Chi se pia una braccagnata. Vabbè, c'è la piglia Rillaboom. Non mi sembra proprio lo slot migliore dopo che ha visto la Hailstorm, però vabbè. Stavo dicendo che giovedì alle 18 c'è la PTC. E vabbè, fin lì siamo tutti contenti, convinti e sereni. Dopo la PTC a ruota, io non stacco la live, questa è la news. Ho intenzione di fare live con voi aspettando la mezzanotte, perché io, il mio compleanno è il 31, giovedì è il 30, quindi si aspetta la mezzanotte e ci si fa gli auguretti da soli. Se vi va, se avete di meglio da fare, a me mi dispiace, se non volete venire alla mia festa, io vi ho invitato. Ah, non è un modo per... Ah, si fa una live dove così arrivano donazioni e subs. No, è solo per cazzeggiare insieme. Quindi va bene anche se non fate donazioni e subs. Perché poi io venerdì non faccio live, capito? Quindi voglio recuperare in qualche maniera. Ho sbagliato a togliere Indidi. Sì, capopollo, si laddera, si chiacchiera, si fa... Questi muoiono di dot. Tutti e due. Devo dire che non è stata una grande idea Cinderis VP contro Blastoise. Lui pensava di tirarmi giù. Ma lui era alto in Battlespot o sbaglio? Alto? 190? 200? 300? Com'era lui? Oppure si gioca a Pokken. Mara, si mette su un po' di Pokken? 109? Cioè, l'abbiamo liquidato così? Ragazzi, godetevi questo Blastoise che torna pieno. Non forfettare, non forfettare, non forfettare, non forfettare. Sono il ragazzo del rental, se mi dai un set lo faccio al volo. Allora, qui fai Cinderace, Jolly, 252. 252 attacco, 252 speed, 4 EBS. Cazzarola, Life Orb però l'abbiamo su Talonflame. Lo fai Life Orb e a Talonflame gli dai lo Sharp Beak, becca affilato. E gli dai Bounce. High Jump Kick. Steel Spike, quindi Iron Head, ovviamente con libero, eh. E come quarta gli dai Pyro Ball. T'ho detto 5 mosse, vero? Bounce, Gigamax ovviamente. Bounce, Iron Head, High Jump Kick e Pyro Ball. No, te ne ho dette quattro. Life Orb.
che non era brutta l'idea di Marowak, però ragazzi non si porta mai. Mai. Sucker Punch no, giochiamo tanto in Didi in questo team. Niente ovvi. No, ma Green Sparkle non è che mi serviva il terra tanto per picchiare con la terra, quanto per... era un terra che per carità sia anche, è una tipologia che fa sempre comodo avere casomai in un team, ma è perché c'aveva Lightning Rod. La lead gliel'ho presa. Però vediamo adesso se riusciamo anche a fare altro. Sentite come batte le ali questo Bravery. Io mi aspetto da parte sua un light screen. Quindi noi di Cannonade a Bravery faremo 20%. Life Orb. Se no non si spiega sti danni. Io devo tirare giù questo Bravery ad ogni costo. Non è male come danno, però dai. Stiamo scaldando, ragazzi. Questi sono... Te l'avevo annusata l'Eject Button. Per quello li davo di DD.
Sì, Alexio, oggi sarebbe dovuto esserci team building, ma non poteva il caro amico Sejun. Vediamo se lo reggiamo per drive single target, io non penso. Confido molto in Blastoise. Se è Magnet, sì. Se è Specs, no. Un po' sparito Specs Toxtricity. Quindi confido nell'usage. Ragazzi, mi puzza un po'. Mi puzza veramente un po'. Di specs, intendo. Qui ci frega uno strumentino. Queste specs, dai. Perché è veramente tanto bulky, ragazzi. Blastoise, quindi sono onesto, pensavo di poter reggere salvo appunto Specs. E qui lui è Specs. Oppure Magnet. Però deve aver rollato. Boh, non lo so, via dai. Peccato perché tolto Toxtricity. Avremmo potuto fare la nostra onesta partita. Finisce. Mi puzza veramente di specs. E specs. Specs Toxtricity, ragazzi, non se ne vede più, ma perché ha senso poter cambiare sul veleno. Avete visto quanto è forte il veleno adesso. Motivo per il quale Dragalge è strausato, bla 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 bla. Peccato. Perso per uno strumentino. Abbiamo fatto secondo me una signora partita, l'abbiamo anche predictato. Cioè, senza secondo me. Ma è normale, non è che questo. Ah, allora hai perso. Hai giocato meglio, hai perso un gioco di merda. Ai tornei c'è la best of 3. Sai che è Specs. E può essere vantaggioso il fatto che sia Specs. Perché se lui si locca su Overdrive, te entri con Rillaboom. E puoi, come dire, anche cercare di baitare.
Di fronte Talonflame magari si locca su Overdrive, di fronte Blastoise si locca su Overdrive, quindi fai delle congetture strategiche, programmi turni avanti in una maniera diversa. Qui non lo sai, ci rimani sotto e perdi 84 posizioni. Non ha rubato niente, eh. Non è che ha crittato. Ha una specs che è lecita averla, assolutamente. 120. Dai, proviamo a rifarci subito. Rillaboom. Oh, no. Cacchio, più Marowak è bellino però. Ah, via. Serve Rillaboom. Se si giocasse 5 contro 5 Pokémon invece di 6 contro 6, questo sarebbe un team fortissimo. Perché noi di fatto si giocano 5. Ah, raga, ve lo anticipo così, all'acqua di rose, poi ve lo scriverò e ve lo dirò, ve lo confermerò. Io probabilmente mi prendo 10 giorni di pausa su Twitch dall'11 al 19, quindi 8 giorni. Ho bisogno un po' di staccare il cervello. Vi aspetto ovviamente con una mega Bello, super bello questo video, giga Alci, bello, mi live il piacciono, bello, 19 bello, o il 20, vediamo. Doku! Grandissimo Doku Kale! Come stai? Doku! Amico mio, sia su Twitch che YouTube, ma io me la prendo sicuramente su Twitch. Su YouTube magari vedo se riesco a preregistrarvi qualcosa e mandarvelo, perché mi dispiacerebbe lasciarvi così. Ma se io invece di fare Ale andassi di Taunt, lo sdraio a più 2 di Hailstorm. Scopriamolo. Sesh Among Us, sì, di sicuro. Quindi niente, tenete in caldo i rinnovini, che poi si fa un mega live. E voglio fare qualcosa di speciale. Durante le ferie mi invento qualcosa. Vediamo. Per il ritorno dalle ferie, che poi ferie. 8 giorni. Vado un pochino in montagna. Ho bisogno di respirare un po' d'aria. Staccare da social e tutto. Sì, no, per carità, qualche fotuzza Bello, social bello si fa. questo video, Alci, bello, mi piace, bello, Alexio! bello. Alexio! Benvenuto! Ah, mi sembrava tu fossi già subs, invece sei nuovo. Grazie mille, Alexione. Abbiamo fatto i conti senza l'oste, ossia lui di Airstream non ci ho proprio pensato. Dovevo fare taunt. Ho fatto un erroraccio. Dovevo fare taunt, ragazzi. Che lui chiaramente adesso va a far spore. Stavo chiacchierando. Dovevo fare taunt, che su Confi siamo più veloci di Bravery. Non avrei rischiato niente a fare taunt più Hailstorm. Ho sbagliato proprio. Vedi? Teo Rossi! Sti cazzi, fino a novembre l'hai estesa. Facci piano. Magari a settembre ti sto sulle palle, mi metto a tifare Inter e te no. Grazie. È un altro, il nostro era Alexio. Ah, infatti, vedi? Però qui c'è una L in più.
Niente ragazzi, vista l'ho sciupata io chiacchierando, era la mossa più safe del mondo, Taunt. Ce l'abbiamo, caspita, perché non usarlo? Sono stato proprio un bischero. Ah, accidenta, mi scoccia fare questi errori. Perché io mi perdo in chiacchiere, capito? È ancora recuperabile. Dovremmo svegliarci subito. Te saluto. Ciao Ciccio. Questa è una partita che lui per team che ha, perdiamo veramente difficilmente se io faccio taunt. Poi magari è mental error, ma non penso. Questo è Sesh Max Speed. Questo è proprio cannato io, ragazzi. Questo è un Ice Steel, ma più uno. Ora, speriamo solo di non avere sfiga e dormire 3 turni. Ecco, sarebbe veramente terribile. Non me lo merito. Grazie, Blasto. Questo è a più 2. E in effetti, qualcosina fa. Dobbiamo fare il miracolo. Grazie, che mi liberi la slot, grazie. Non dovevi. Ora mi spora Blasto. E noi siamo nuovamente costretti.
Io ovviamente ero qui che dicevo, tanto crit a Blastoise, doppio crit. Cosa volete che vi dica? È la mia vita. Ci saremmo poi dovuti svegliare, eh? Avremmo dovuto prendere un 50% e poi un 33%. Ma me lo merito, perché se davvero, credetemi, se faccio taunt turno 1, io non posso perdere questo match. Perché è un send, non ha neanche Rillaboom, cioè Blastoise fa benissimo, guardate che meraviglia. Che meraviglia. Quindi qui, onestamente, la colpa è mia. Non è di nessun altro. La colpa qui è mia. Questa l'ho persa io. E poi ha portato Among Us, Bravery, Toge e Inzi. Io questa non la perdo mai. 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 Però la perdi se c'è l'errore umano. E l'errore umano l'ho commesso. Quindi. Accidenta a me. Sì, critta anche. Tanto vero. Cioè, Che cacchio. Che palle. Questa senza niente togliere al nostro avversario, l'ho persa io, non l'ha vinta lui, che il risultato è lo stesso, no? Però questa l'ho persa veramente io, perché abbiamo messo Taunt su Confi apposta per Trick Room e per Among Us, e io non vado a fare Taunt, vado a fare Quick Claw, sì, Quick Claw, Giga Drain, per far partire l'AWP dinanzi a un Airstream più Spora, sono proprio deficiente. E non mi dissocio perché me lo dico da solo. E voilà, grazie mille Burtone. Proviamo il rental aggiornato. Proviamo il rental aggiornato con Syndrace. Così abbiamo anche un'altra opzione di Dynamax che non guasta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sei, tre, B. 30, 9, K. Grazie mille, Burtone. Non sei VIP a caso. Lo stesso team, solo abbiamo spostato la Life Orb su Cinderace, fatto fuori Marowak. Io ragazzi vi vorrei dare il miglior pardini giocatore, però a me piace anche molto, ho fatto singles, interfacciarmi con voi,
durante le live, però questo alle volte comporta... Lo sapete cos'è che mi rincuora? È che io no, con anche un pizzico di invidia, guardando giocatori come potevano essere Del Pidio, Boschetto, no? Dicevo, boia, come sono... consistent, come sono... attenti, concentrati sul pezzo, no? Io invece non sono più così, bla 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 bla. Poi si sono messi a streamare anche loro. E vedo che anche loro fanno delle discrete cappelle in fase di streaming. Perché giustamente, oltre che giocare, intrattengono, magari parlano con la chat. Allora, ho detto, ah, meno male, via. Non sono l'unico tordo. Manda nel gruppo Telegram il link, Burto Mattone. Collin, 2007. Scusate, non è molto educato. Lui è confiabile. Tutta la vita. Ah, però devo portare in Didi. C'è un Dragapult, devo portare in Didi, vabbè. No, ma vedete, ma alle volte sembra una scusa, ma al torneo ti chiudi in te stesso. Cioè, quantomeno io mi chiudo in me stesso. C'ho il quadernino, scrivo tutto. Poi io per abitudine sono uno di quelli che scrive anche proprio i turni di terreno, i turni di cose, perché programmo. Qui non ce l'ho, per carità, c'è il tastierino, però non, l'avete visto, insomma, lo vedete, non lo guardo spesso. Però quello che ho fatto prima non era un errore di terreno, era un errore così di sufficienza. Ho detto, ah vabbè, ma che rischio, gli si fa Hailstorm, lo si tira giù di Hailstorm, bla bla, Hailstorm, e non ho pensato a Sim Spore, no? Belle, belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, ah. Walking! Bella Pardo, ti ho scritto su un PM nella pagina di Facebook con un team pazzerello, se vuoi darci un occhio. Scrivimelo su Telegram, Walking. Che ho di gran lunga più facilità a guardarlo, leggerlo, a vederlo. Dai! Una live con il maestro. Il maestro sarebbe Del Pidio. Ma lei, io cosa sono? Il professore? Con questi occhialini. Ma l'abbiamo già fatta, ragazzi. Escatoghe. Questa musica è bellina, però è troppo ripetitiva. E noi adesso abbiamo bisogno di un pochino più di fire. Questa ci piace. Sì, porello. Ti garberebbe. Katakanga. Ora non ha senso
fare taunt e mi devo invece andare a curare. Stiamo dilaniando, ragazzo. Belle, belle questi... Richups! Sera, pardone. Sera a te, Richups TV. Alisterone! Ho letto, ho letto. Però lo voglio anch'io un epiteto, cazzo. Cioè, se del pide il maestro, voglio anch'io un epiteto. Sto ovviamente scherzando. Il vecchio, per esempio. Non offendo mica. Accontentati de il pardo, ma infatti va bene. Io non ho bisogno di epiteti, io sono il pardo. Anzi, ce ne ho anche troppi di epiteti, ci pensa Joelle, io sono Maria Nazionale. Che gli altri si tengono i loro nomignoli da pro, io sono Maria Nazionale. Questo addirittura lo si regge. Che è ottimo, perché così mettiamo il campo, grassi. Ha pensato ad Ali Switch. Blasto, quanto cazzo sei bello quando spari queste robe. Dai, Markur, non è vero, ci sono anche altri e sono... Sto facendo il finto modesto, no, sono il migliore, hai ragione, Markur. Sei nella cacchina, signor Tyranitar, sei nella cacchina. Sì, sì. Guarda, guarda dall'alto. Oh, mo, quale di questi due microbi mi sta ammazza? Ma chi schiaccio The Rockfall? Chi schiaccio The Rockfall? A tiro su Blastoise. Però peraltro Blastoise la regge. E adesso... Dai, Weakness Policy, non mi rovinare questo momento animazione. Signori, vetta lancia per tutti. Gustatevela. Allora, dopo questo match, io voglio rimettere Appamea.
Momento spamming di Appamea. Perché magari qualcuno prima non se l'era beccato. Dropperemo, non mi interessa. Io per un amico droppo anche le medie spettatori. Se riesco a fermare la musica della vetta lancia, datemi un attimo. Questo è il signore Appamea, ragazzi. Ha aperto un canale di... Sarebbe veramente super piacere se voi non solo godeste insieme a me, ma gli lasciassi te in descrizione. Poi non so se avete notato, però le nostre costruzioni sono molto più avvezze a questi tipi di tutorial. Aggiuntate le tre melodie, perché si stanno facendo gli accordi anche da solo, non sono dei banali zoom della fisarmonica. E ha promesso che ci fa Abandon the Ship. Ecco, dovete sapere che Appamea la Timacro Academy, immaginate l'acquario di Livorno, una sala cosiddetta del relitto, dove una parete, una vetrata, un grande acquario con nel mezzo un relitto vero, pesci intorno, luce soffusa, e Appamea suonare Abandon the Ship. Ma per esercitare dobbiamo anche bagnarci, no? Quindi, il link ce lo avete, chiedo gentilmente a Mozzi di spammarlo a manetta. Iscrivetevi al suo canale YouTube, vi date veramente grande entusiasmo per continuare. Non chi è bravo, cioè ogni volta che esce un video ha fatto Super Mario, farà altre cose di Pokémon, insomma. Vi date grande soddisfazione, vedo quando c'è un ragazzo molto sulle sue, non interessano le attenzioni, a me piacerebbe avere sempre un po' di attenzione ogni tanto. Complimenti al signore Appamea. Digli di riprendere anche il competitivo. Sì, lo sto cercando di convincere, ragazzi. Ragazzi, come non mi sentite? Porca vacca. Mi sentite come? Lo vedo lì. 124esimo. Ecco, questi sono i team e mi mettono un po' in crisi. Belle questi DLC, belle, mi piace. Silvia! Belle, fai suonare il yeah! Grazie mille. Grazie di cuore. Che si fa, guys? Ma se io mi porto nel late game un Syndrace normale? Provo una cosa di questo genere. Questo team ti apre. Mimmo Metano, accetto la sfida. Belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, belle, ah. Stacchetto! Grazie. Grazie, stacchetto. Che vuol fare quell'Intellion? Fa soak? So già acqua.
Si aspettava Sindh, anche secondo me. E invece no. Dai, Shell Shocker. Grazie mille comunque Silvia, Stacchetto, grazie mille a tutti ragazzi. Grazie mille a chi dona, a chi si iscrive, a chi sta in chat senza tirare fuori euro, va benissimo. Boh, io butto dentro lì la bomba. Perché se butto dentro Sindri e se poi lui ha Magnezone dietro, io non posso far altro che perdere questa partita. Pensava alli switch. Non so se avremmo retto da W, non lo so. Lo sapete? Non lo so. Ma lui piglia una bella pigna. Pum! Non so se avremmo retto, onestamente. Anche secondo me Banfox potevamo reggere. Qui era meraviglioso poter reggere, però è stato deciso di no. Anche perché qui Glassy Glide era fantasmagorico, ecco. Qui, cari ragazzi, io devo tirare giù Inteleon più che PZ, perché è dietro Cinderace. Però hai rotto le palline, bello. Se ne vuole più. Te lo dico apertamente, se ne vuole più. Se ne vuole veramente più. Se ne vuole veramente più. Lui sta sotto Giga Drain. Vediamo se non sa che Giga Drain ha più 3. La sapienza. Vedete? Eppure questo è alto in Battle Spot. Capace ha fatto follow me. Oh, ma come? Ho fatto follow me. Follow me è più 2. Giga Drain con triage è più 3. No, ha fatto Dungeon. Che pigne tira sto ragazzo. Non la fermi perché non è finita. Oh, Sindrace.
Sindarin l'abbiamo messo su Marowak. Mimmo Metano? Mimmo Metano? Belle, belle questi dialoghi. Dicevi? Belle, mi piacciono, belle, belle, ah. Spazzolato. Pippo Beck. Grazie mille, Pippo. Grazie mille, Pippone. E sono sei. Bella storia. Moderatori, mi dite Appamea quanti subs ha fatto su quello rosso? Buonasera Pardo. Purtroppo non ho il tempo per seguire e giocare competitivo Pokémon, però volevo ringraziare per il tuo impegno, la dedizione e per tutte le ore passate a guardare i tuoi bellissimi video. Grazie mille, Made. Guarda, da settembre non molliamo, rilanciamo, rilanciamo. Si va veramente di cattiveria ancora più in là, Grazie ragazzi, veramente. Mi fa personalmente un pochino paura qui la Trick Room, ovviamente. Ragazzi, qui è inutile girarci intorno e dovremmo sculare con le confusion. Punto. Punto. Lui fa Indidi a Tereni, lead, buonanotte. Cioè, non è che ci vuole la scienza di Marconi, giusto? Non penso proprio. Posso inventare qualcosa di diverso, ossia provare a far taunt. Indidi, ovviamente, che non può più fare follow me. Oppure vado di triage, tiro giù Indidi. Allora, intanto lui si aumenta la vita speciale e non è life orb. Quasi quasi meglio, guarda. Che folla provo. Anche se lui della mano prendo veramente troppo. Belle, belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, belle, ah. Dani, grazie mille del resubs, Dani. Ora che c'è Sunslash A, Alola, lo proviamo un ale. Ma guarda Dani, Beartic mi ha accompagnato per lunghi tratti di questa stagione e onestamente però ora ale fa veramente, veramente, veramente fatica. Ci sono tante priority rispetto a prima, c'è anche per DT Rillaboom, è un Pokémon che tecnicamente è erba, quindi dovrebbe soffrire ale. E invece con il Glassy Glide ti può fare quel 30-35% a Beartic che ti rovina i piani. Quindi onestamente sono un po'... non lo so. Non credo molto nella heal adesso, devo essere onesto. Lui non va di Protect, di Follow Me. E a me va bene perché setta Trick Room. Ok. Però o entro con il mio o entro di Rillaboom. Perché setta Trick Room e poi muore.
Ah, doppio expanding. E allora ottimo. C'ho anche fake out. L'unico problema è Leaf Blade che critta sempre. Però è un Trick Room team, quindi probabilmente Sirfetch'd è un... Comunque ragazzi, che pigna si è tirato a terreni. Che è un Pokémon che c'ha grandissima difesa speciale e piena difesa speciale. Chiaramente non siamo a più 2, è una mossa a 150. Però questa caracazza Blush, sì, è stata una cannaccia vuolata, come dici. Mi piace questa definizione. Lascio morire Rillaboom, però voglio entrare... Tanto lui Dynamax a Frosmoth. Accidente a me che non ho portato Talonflame. Anche più lento. Pacchia. Questo è AV. Questo è AV, ragazzi. No, non si spiega questo cazzo di attacco speciale. AV Frosmoth. Non è AV, è l'abilità. Mi sfugge. Cioè, prende meno dagli attacchi speciali? Ah, ok. Scusate, non lo sapevo. Non mi ricordavo. Sì, è full code speciale. Sì. Chiarissimo. Allora. Beh, allora per noi è un problema questo. Devo portare Talonflame. Forse dai con i drop ci si può provare a fare. Banfox, sono d'accordo con te. Lui ha portato Copperage a Frosmoth contro Talonflame e Cinderace. Però gli torna bene Frosmoth per l'appunto. Quindi noi con Blastoise adesso andiamo a più 0. Però qui la Sash ci serve. Andiamo a meno 1 con Indeedee.
Rischiamo di perdere, ragazzi. Porca puttana, che danno. Vince lui di expanding, eh? Cioè, perdiamo contro Frostmoth per quei PS lì, ragazzi. Oh, Millennium Ride, grazie mille, ragazzi. E qui, ovviamente, evitiamo la kill, non prendiamo la kill su Indidi, che adesso di expanding force single target ci devasta. No, non c'è più il dot, è finito proprio esattamente questo turno qua. Perdiamo una partita dominata, è incredibile, contro Frostmoth, che è rimasto a... fosse morto Frostmoth, andavo di Hydro Cannon. Ami vita è così. Grazie mille Roxas, immagino sia stato Roxas o Doku. Belle, belle questi DLC. Ginto! Belle, belle, ah. Col seno di poi porterei Talonflame. Non mi aspettavo che portasse Frostmoth, onestamente, contro Talonflame Cinderace, ragazzi. Contento lui. Grazie, Ginto. Why Frostmoth is a treat. Ah, non ho visto. No, non lo tankavamo mai l'attanzi, due attacchi di Frostmoth. Avremmo dovuto tankare due bug buzz e non li reggevamo. Non ho visto il suo raiding. Ma è quello di prima? No, quello di prima è Clefairy. A me non mi dispiace quel che abbiamo fatto prima rifarlo adesso, come direbbe Cannarsi. 4,50. Sì, no, ma che bulchissimo. Ok, io poi mi ero dimenticato dell'abilità. Bastava prendesse 5-6 PS in più su tutti i vari danni e si stava d'incanto. Non l'ha preso. Amen. Amen. Io qui ho un po' paura, però. Perché Max Strike più Dazzyglim mi può killare. Rischio di perdere la GT1, va bene? La news, ragazzi, è che giovedì alle 18 c'è la finale della PTC, quindi tutti presenti. Ma poi dopo si continua con una live, che io il giorno dopo compio 30 anni e voglio fare la mezzanotte con voi. Anche perché poi, come detto, il venerdì non farò live, quindi un po' anche per recuperare una live che non faccio, un po' per passarlo anche fra amici, perché venerdì lo passerò con la mia ragazza. Quindi vorrei che mi faceste compagnia dal post finale di PTC sino a mezzanotte e 10, insomma, quando compirò 30 anni. Qui se si unisce il danno di Giga Drain, di Max Strike e Dazzyglim lo reggiamo, ma deve non crittare.
Rolliamo anche belli alti di Gigadrain. Io sto guardando in tutta la live quanto ci facciamo. Si fa dai 3,28 ai 3,18 di vita residua. Oh, meno male. Meno male. Meno male. Belle, belle questi Alme! pratici, belle, mi piacciono, belle, belle, Il anche. pratese doc di cui parlavi. Vedi, se avesse fatto Dazzling, ci avrebbe fregato. Quindi noi secchiamo toghe, che non è mai male. Comunque è uno dei pochi che regge la Max Strike Modest, secondo me. Syndris ci sta bene anche come non giga, perché per esempio è un Pokémon che è in grado di shottare Dive Jump Kick il buon PZ. Giusto per fare un cippino. Che faccio, ragazzi? Porto, butto dentro Cinderace. Perché se lui mi ha attaccato Blastoise e butto dentro Rillaboom, io poi sono in una posizione un po' non bella. Se mi ha attaccato, io rischio l'osso del collo. Io dico mi ha attaccato Blast. Cioè, se mi fa fake out, mi impedisci Alice Switch. Quindi non puoi avere paura di Alice Switch. Che cacchio. Dico male? Ovvio. Cioè, oh, c'è anche un senso logico alle cose, eh. Se no, che diamine. Non sta performando male la nostra fortezzona, eh? Vero? Noi qui gli regaliamo un 50% di vita. Però abbiamo un Incineroar che ci fa fuori Cinderace. Ma io, chiaramente, anche leggendo questa, a me va bene. Perché, ragazzi, cioè, mi va bene. Ha perso Incineroar e Toghe, Rillaboom, in teoria, il suo lavoro lo fa. O no? No, no, non era velocissimo. HS Oscar, è che avevo Blasto a meno uno. Faccio fake out perché così prende un dannettino e poi è proprio in range di Grassy Glide, senza rischiare che magari la possa reggere. E poi prende anche Dot di Blastoise. A me va bene. Noi anche a meno 1 siamo più veloci di questo Blastoise, di questo Magnezone, che quindi portiamo al Sash. E allora, ragazzi, a meno che lui non esca, non lo so, una mossa in grado di shottarci Rillaboom, noi si fa di Giga Drain.
Grassi Glide e si porta a casa questa vittoria. Anzi, neanche ci credo, è ingiusto perché c'è il Dot. Terra Impulso non lo usi mai? No, no, no. Terra Impulso la giochiamo, la giochiamo. Terra Impulso spesso e volentieri la giochiamo. Direi meglio con Cinderace. Che dite, ragazzi? Abbiamo qualche opzione in più. Voi che dite? Mi sembra meglio. E c'era un ragazzo che mi aveva scritto su Telegram, ha detto: Paddo, ho tolto Marowak e messo Sindh. E io lì per lì gli ho anche risposto male. Male nel senso, gli ho... non maleducatamente, però gli ho detto: ma se togli Marowak cambia tanto il team, Cinderace è proprio una cosa diversa. Invece c'aveva ragione. Però, l'ha detto. Marco! Phil! Oranguru, Dragalge, Volcarona, Pincurcin e la Rain. Minchia. Complicato. Volcaruna, Volcaruna, Volcarona, Oranguru lead per me. Lui, dico. Belle, belle questi DLC, belle, mi piacciono, belle, belle, ah. Benza! Grazie mille Benza e grazie mille Stelvius. Una donazione, grazie mille. Una settimana fa sono salito sul palco per la prima volta, è una delle sensazioni più belle che abbia mai provato e ancora non me la tolgo dalla testa, non c'entra nulla ma è una piccola grande gioia che volevo condividere. Grazie mille Stelvius. Suoni? Oppure teatro? No, non l'ho fatto per Ali Switch, raga, perché tanto fa Rage Powder, quindi le bettere rimettiamo a fine PTC, ragazzi. Rage Powder. Ecco, qui in Best of 3 fa tutta la differenza del mondo per la costruzione della mia lead, sapere se questo Volcarone è sesh o meno. Lo è.
Lucy Luke. Luke, Lucky Luke, scusami. Ma quanti viene in mente il carro armato di Leonardo da Vinci vedendo Giga Blastoise? Hai ragionissima. Hai ragionissima. È vero. È vero. Guarda come si muovono i cannoni. Ora serviva Mario Waccalola. Sì, adesso avessimo avuto Mario Waccalola, contro di lui l'avremmo portato, perché Pincurcin è un Pokémon da Trick Room. Contro Mario Waccalola non avrebbe potuto niente. Noi togliamo Mario Waccalola e dopo 10 partite di win streak e una live, che ne abbiamo fatto più o meno altre 10, troviamo al 20esimo. Però significa che quindi non c'è bisogno. Noi due Rising Voltage li reggiamo. Se avesse fatto Max Lightning Instruct non sarebbe funzionato. E qui lui c'è anche un pizzico di culo, perché pesca il Rising Voltage nuovamente sull'Instruct, che non sceglie il bersaglio su Blast. Esulto perché temevo Sludge Wave più Instruct. Invece così facendo Instruct non la può fare. Mi può fregare se fa Ally Switch. No, va di Bulldoze. Crit su Dragalge. Quindi Dragalve va a più 2. Poi andrà probabilmente a più 3. Vediamo se si prende però la kill. Io non penso, perché ha una enorme difesa speciale. Però ora noi spariamo un Mindstorm sotto campo. No. Porca puttana. Questo Max Lightning... che casualmente, secondo me, lui l'ha fatto per Blastoise, e invece guarda quanto gli torna comodo. Gli avremmo fatto tantissimo. Porca puttana. Lo spara Hailstorm, vedi? Perdonami Marchino, fa veramente cacare agli Switch, sono d'accordo con te. Ma tanto il karma farà sì che io missi Bora più 2 su Dragalk. Sereno. Neanche.
Il karma dice che io perdo per quel max lighting. Questo è il problema di dare il rental dei team. La gente sa che hai terra impulso. Perché lì l'unica maniera per il quale fai max lightning è quella. Perché fai molto di più a Indidi, anche se sei a più 2, fai molto di più con la Oz e vai a più 3. Quindi c'è proprio non c'è motivo per fare max lightning. Qui GG il nostro marchino avversario. Qui paghiamo lo scotto, probabilmente immagino conosca il team. Voi che dite? Dai il rental su Twitch. Lo dà Sejun, lo build insieme a Sejun, ci fai 4 puntate di win streak e lo giochi da 2 ore in live, quindi sì. Sì, è veramente è uno dei team più giocati del momento questo, a livello internazionale. Io sono contento, però paghiamo un po' questo scotto qua. Sono comunque contento della miglioria che abbiamo fatto. Cinderace è valido. Qui lui se non faceva Lightning di Mindstorm prende una romba. Motote. Ultimo match di oggi, ragazzacci. Allora, Whimsicott, Tyrant, Among Us, Rilla, Togge, Charizard. Belle questi DLC. Tenshi! Belle, benvenuto fra noi. Tenshi. Grazie mille dell'abbonamento livello 1. Grazie. Grazie. Ah, è l'avversario in chat. Dove? Io vedo tutto. Non ti preoccupare se perdi. L'importante è appunto che tu ti diverta. 1, 2. La news è che giovedì facciamo una mega live post PTC per il mio compleanno. Ragazzi, io qui che fa? Check button? Se hai check button, vince lui. E in best of 3 li diamo uguale, ma si fa giga drain. Qui io non faccio giga drain subito perché è più probabile che in un team del genere non abbia Switcherò, ma abbia in realtà Sunny Day o Fake Tears, piuttosto che appunto. Ok. Grandi Pokéball per lui, che lidda di Whimsicott contro Indidi. Ora vabbè, Indidi è ovunque, per l'amor del cielo. Però
preso. Cioè, preso. Immaginavo le stesse idee, quindi vedi. Non vi dico delle sciocchezze. Questo fa male, eh. Però comunque la cannonata più dura la sente lui, eh. Anche sotto sole la sente, come se la sente. In più ora c'ha Solar Power e Dot mio, quindi ci sta che venga giù. Anzi, vieni giù. La cosa che mi sconforta è che lui aveva fatto Wildfire su Confi, quindi non neanche da dire ha predictato Aliswitch, perché sennò sarebbe stato da fare Max Overgrow. Cioè, aveva ignorato Blastoise, come se un Blastoise a più 2... vabbè, c'è il sole, non fa niente. In realtà, danni sono... Comunque, Dot io, Dot lui. Io c'ho il Dot fuoco e lui c'ha il Dot acqua. Toghe! Io però mi regalo un... Che tiro giù? Toghe. Drop. E io lo prendo sempre il drop da Moonblast. Sempre. Sempre. Togliamo anche il Sun almeno. Sì, c'è 38 dot, ragazzi, mi dovete perdonare. Già, ci sono anche i Wildfire. Io torno piccolino. Peccato che in questa singola partita Confi non impari a Volgibotta. Esatto. Non so se reggiamo Moonblast più Dazzlinglim crit. Più Dazzlinglim non crit, sì. E, ah già, però vabbè, quindi crittano sempre, giusto? Giurin Giurello, l'amore è bello, non ha crittato. E prende anche Boramo. Indy. E qui Bora è la mossa più bella del mondo. Diciamocelo, ragazzi. Ogni tanto sborellare fa piacere. Ci spacca il Sash, ma me ne frega niente, ragazzi. Purtroppo si muore con Blasto. Lui prova un Pokémon solo. O un Confi. Sapete che vince lui, vero? Dice, qual è l'unico Pokémon del metagame che regge? Confi, Indeedee e Tanfle. Tyranitar. Vabbè, ha senso, cioè, ovviamente contro di noi Tyranitar, guardate, fa bene. Io non ho portato Rillaboom e Cinderace. Viva me.
Signori, che vi devo dire? C'ha nemmeno effetto. Lo so, fatto apposta. Perché non ho portato Rillaboom? Ho portato Talonflame. Alle volte ci vuole anche, non la chiamo fortuna, perché non è fortuna, ci vuole un po' che il caso ti assista, perché lui porta un Pokémon che contro di noi fa bene, ma neanche, rimangio quello che ho detto, perché Blastoise, Rillaboom, Cinderace. Però per l'appunto noi rimaniamo con gli altri tre. Cioè contro di noi lui secondo me doveva portare Rillaboom, faccio per dire, no? Sì, ragazzi, ho Dazzling Gleam, ma gli faccio niente di Dazzling Gleam. Niente. Niente. Gli triggero e basta la roba. Dovrebbe missana frana e gli triggero VP, vince lui. Peccato. Siamo single target, però dovrebbe missare frana su Indeedee. Non succede e il nostro avversario vince meritatamente, senza rubare niente. A me mi va un po'. Quando dico deve missare, addirittura critta, doppio crit. Crit pardiniani questi, perché era già più due. Rimango un po' con l'amaro in bocca per questo match, onestamente, perché avevo condotto sino ad ora una bella partita. Lo abbiamo letto anche bene. Abbiamo fatto la giusta elucubrazione sul non switcheroo a Sunny Day perché c'è Charizard bla 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 e ti è uscito Tyranitar. Peccato. Peccato, il team comunque non è che non funzioni, anzi. Mi sembra da quando abbiamo messo Cinderace si è proprio impennata la win rate. Ragazzi, io vi saluto. Noi ci vediamo domani. Grazie, io vi Su, saluto. sì, ma l'ho già detto questo. Noi ci vediamo domani su quello rosso su YouTube. E troppo alta la musica. E poi alle 18 nuovamente in live. Io direi di fare un bel raidino a Dokku Kale, che è piccinino. È in live, è un amico, è un iscritto del nostro canale e mi fa piacere. Invalid username, no, me lo dico. Dokku Kale. Ah, ma c'è il TV in fondo. Hai ragione, zio. Portateli i miei saluti al buon Doku e ditegli. Fatti i capelli rossoneri, mi raccomando, alla prossima. Ragazzacci, noi ci vediamo domani, abbiamo detto, alle 14 esce Win Streak e poi alle 18 live. Vediamo se riusciamo a modificare ulteriormente questo team oppure se proprio addirittura cambiamo. Avrei un altro team da farvi vedere, avrei un altro team da farvi vedere. Ciao ciao!